Siamo con Karin O'Keefe, responsabile dall'Italia per Wine Enthusiast a Montalcino, in fiaschetteria, locale storico anche legato al Brunello, e proprio dal Brunello partiamo. Hai assaggiato l'annata 2010, annata sulla quale c'è grande attesa, qualcuno dice un'annata iconica per uno dei vini icona del vino italiano. Magari anche rispetto a una 2009 che in qualche modo aveva un pochino balbettato, o quantomeno era arrivata sul mercato già più pronta rispetto alla volontà, all'invecchiamento che è nelle corde di un vino come il Brunello. È così, qual è la tua impressione? 2010, senz'altro, è una bella annata qui a Montalcino, superiore a 2009, senz'altro. I produttori che in genere fanno dei buoni vini in 2010 hanno fatto veramente dei grandi vini, molto buoni. Però in 2010, secondo me, si vedeva chi aveva più esperienza forse in vigna, perché ci sono stati anche qualche vini che sono usciti già un po' stanchi, con il colore di quasi mattone, non tanti, ma c'erano. E poi c'erano diversi vini dove si vede che il produttore, o perché ha voluto, o perché è successo, ha lasciato forse le uve in vigna troppo, perché c'erano dei vini che giravano intorno a 15 gradi, anzi sull'etichetta erano 15 gradi, ma si sentiva già alla cieca che questi vini erano molto concentrati, quasi con una frutta molto matura, qualche volta cotta, e con un alcol molto spiccata e non molto freschezza. I migliori del 2010 sono molto equilibrati, con una bellissima freschezza, una bella frutta e un equilibrio stupendo. Quindi ci sono veramente dei 2010 buonissimi. Forse il 2010 conosce, prendi dal tuo produttore favorito e troverai un vino, secondo me, veramente, veramente grande. Quello che in genere fanno dei grandi vini, nel 2010 hanno fatto veramente dei grandi vini. Ma ci sono anche quelli che oggi a Montalcino hanno fatto vino, già sono la terza generazione, la seconda generazione, terza generazione, e hanno molta esperienza e sono venuti fuori dei bei vini. Ci sono quelli che forse non hanno questa esperienza, e anche in 2010, che effettivamente è un'annata molto regolare dal punto di vista del clima, e sono stata un po' sorpresa di trovare in 2010 anche un po', cioè questi vini, qualche che erano molto concentrati, molto alcolico. E poi, ripeto, ci sono stati anche un numero, per me un po' una sorpresa, di vini che erano già pronti, che erano già forse un po' stanchi. Però voglio sottolineare che ci sono anche dei bellissimi vini dove i produttori hanno proprio lavorato benissimo, e questi sono vini che saranno pronti, secondo me, fra 5-6 anni, e di tenere in cantina un'altra 15 anni, che sono veramente dei vini. Come ho detto, nel 2010 ci sono dei bei vini quest'anno, rispetto al 2009, dove il 2009 è stata un'annata molto difficile, e si sentiva veramente un po' dappertutto. Esempio, 2009 riserva, per me 2009 non è stata un'annata di fare riserva, perché riserva che ho assaggiato, una trentina, erano molto cotti, molto alcolico e senza una bella freschezza. Quei 2010, e ci sono tanti, quel 2010 che sono i migliori, hanno una bella freschezza, e secondo me vedo che il 2010 potrebbe essere un'annata per diversi produttori, anche di riserva. Dal Brunello di Montalcino a un altro vino icona dell'Italia, il Barolo e il Piemonte, che tu conosci molto bene anche per aver pubblicato da poco un libro di grande successo, peraltro Barolo e Barbaresco, re e regina del vino piemontese italiano. Anche sul 2010 di Barolo c'è grande attesa, cosa puoi dirci? Allora, 2010 è veramente una bellissima annata a Barolo. È stata un'annata un pochino più fresca, quindi c'è una bella acidità. E veramente era difficile trovare a Barolo i vini che non era a un livello altissimo. E lì abbiamo una bella coincidenza di un vino, grazie al proprio lavoro che i vignaioli in Barolo lo fanno, sarà forse pronto già nel 2020, però avrà una longevità importante, e questo è l'influsso, secondo me, di un'annata un pochino più fresca, molto uniforme, un'annata classica a Barolo,
con la conoscenza di tanti vignaioli che sono la quarta o quinta generazione e lavorano molto molto bene in vigna oggi. Dalle tue impressioni sulla qualità ai tuoi sentiment sul mercato, che poi è il vero giudice alla fine del lavoro dei produttori. Barolo, Brunello, ma anche Amarone, Chianti Classico, come stanno andando i grandi classici del vino italiano in un mercato importante come quello americano, e come stanno andando anche le altre tendenze che anche tu ci avevi segnalato negli anni scorsi, come i vini del sud e le bollicine? Allora, 2010 è un'annata che la gente sta in America in grande attesa. Barolo è già lì da un po' ed è stato veramente un successo enorme. Credo che anche tante persone stanno aspettando 2010 Brunello senz'altro, particolarmente dopo un'annata difficile come 2009, tanti vogliono questo 2010. E poi devo dire che Chianti Classico sta andando molto bene anche. Loro grande selezione ha avuto un grande successo in America, perché alla fine è quello che è in bottiglia che conta, non il nome, è proprio quello in bottiglia. Quindi grande selezione è stato un successo in America. Per le bollicine il boom continua. Adesso vediamo sempre più e più produttori che stanno facendo metodo classico con le uve autoctone, che stanno venendo fuori le spumante, cioè i vini metodo classici molto interessanti un po' dappertutto in Italia, anche dei vitigni autoctone, che è una cosa molto interessante. E poi il sud continua ad andare bene. Etna, tutti, c'è un grande interesse di Etna, perché ci sono anche lì un vitigno autoctono, soprattutto Nerello Mascalese, ma anche Nerello Cappuccio per i rossi, e poi Caricanti Catarato per i bianchi, che stanno togliendo fuori dei risultati molto interessanti. Poi Etna sta facendo anche una bella mappatura, le menzioni geografiche, quindi vedo che in Italia sta muovendo sempre più e più queste delimitazioni, le mappature, e questa è una cosa molto interessante, perché ormai in Italia bisognerebbe parlare di territori, e di territori non soltanto un territorio unico, ma la gente, i conoscitori, gli intenditori vogliono sapere di più le particolari, i cru, le menzioni geografiche stanno diventando sempre più importanti in Italia per le grandi denominazioni.